al San Nicola dinanzi a 50.000 tifosi in delirio. La squadra sotto di un gol ha ribaltato il risultato segnandone 4 e guadagnando così l'accesso ai play-off per la Serie A. C'è da segnalare che il protagonista è stato l'albanese Chani, che 23 anni fa arrivò a Bari insieme a migliaia di connazionali in cerca di una vita migliore. Sentiamo i servizi di Enzo Del Vecchio. Una serata memorabile, i brividi per la spettacolare coreografia biancorossa che ha colorato il San Nicola come mai prima d'ora, l'emozione del nuovo presidente Gianluca Paparesta in tribuna d'onore per la prima volta davanti al suo pubblico, poi il via ad una gara che dopo un primo tempo nervoso e poco produttivo ha dato il meglio di sé nella ripresa, con il gol del Novara e i timori di un incubo subito scacciato da un Super Chani, capace di una doppietta che ha allontanato streghe e cattivi pensieri. Sono contentissimo perché comunque ci voleva sia a me sia alla squadra, sia a Bari, a tutto, insomma, sono contentissimo. Il sigillo ad una serata storica è arrivato dal rigore di Polenta e dal quarto gol di Beltrame. Per Paparesta non ci poteva essere miglior inizio. Devo dire, un pubblico meraviglioso, una città che è dietro a questi ragazzi che sono stati bravissimi, tutto lo staff tecnico, tutti, dal primo all'ultimo, a tutto lo staff che è comunque vicino alla squadra, ai magazzinieri, tutti. Ma devo dire un grazie particolare a una città, perché questa è una città che sta dietro a questa squadra e oggi l'ha dimostrato, 50.000 persone, a tifare, a gioire. E dirigenti e giocatori del Bari saranno i protagonisti della rubrica sportiva di lunedì sera alle 19:30 nella seconda edizione del TGR Puglia. La festa è iniziata già prima della partita, nelle lunghe code ai botteghini dei circa 49.000 paganti, tra battute ed entusiasmo incontenibile. Siamo in Serie A. Siamo in Serie A. Un'allegria e una bontà dei tifosi biancorossi che si è spinta fino ad accettare le battute del padre del bomber del Novara, Raffaele Rubino, barese verace. Ti ha fatto una domanda. Bari o Novara? Un bacio a tutti. Un bacio a tutti. Un bacio a tutti. È meglio che si stai zitto, dai. Ti tornano le famiglie. È vero. Spirito competitivo. Speriamo che vinca il Bari. Tre vittorie, non uno. Comunque speriamo la vittoria, però gli altri risultati dobbiamo vedere, speriamo. E la speranza si è tradotta in realtà. Nell'apoteosi del San Nicola, il poker rifilato al Novara ha dato il via alla festa, con il giro trionfale di campo dei giocatori, gli applausi per dirigenti e tecnici e poi il via ai caroselli in città. La tifoseria barese si sta mobilitando per seguire la squadra martedì nella trasferta di Crotone. Potrebbero arrivare in migliaia nello stadio calabrese, che può contenere però soltanto 10.000 spettatori. Ma purtroppo c'è anche un altro bollettino oltre a quello sportivo. Durante la partita di ieri sera a Bari, un tifoso di Terlizzi è stato ferito all'occhio sinistro da un grosso petardo. Tante persone hanno cercato di entrare allo stadio senza biglietto. Uno di loro è stato arrestato per aver colpito con calci e pugni un poliziotto. Identificati inoltre decine di tifosi che accendevano fumogeni ed altri fuochi pirotecnici sugli spalti. Lo abbiamo visto, il Bari non si è sgretolato dinanzi alla pressione di 50.000 tifosi, rischiano di sgretolarsi sempre più invece le coste della nostra